Contro più atteso della giornata, quello tra Greg Rusevski e Pete Sampras. Intanto sul campo numero uno hanno appena cominciato Todd Martin e Ivan Isevic, 2-1 Martin senza break. Boris Becker conduce 2-7-0 e 3-1 nel terzo su Dick Norman. Mentre proprio in questo momento Marianne de Zwart ha vinto il secondo set per 6-2 dopo aver perso il primo per 6-1 contro Kimi Kodate. 2-1 Piolin su corda, Piolin ha vinto il primo set al tie break. E qui abbiamo Sampras che serve sul 3-2 Rusevski. Passante di rovescio di Rusevski. Sampras aspettava probabilmente un passante incrociato. 15-0. Sì, la palla non è passata troppo lontana da Sampras. No, ma lui mentalmente non è che si fosse spostato verso destra, ma mentalmente era preparato ad una volée di dritto. Punteggio 15 pari. Vola sull'erba Greg Rusevski, che oggi non ha messo lo stesso fazzoletto per tenersi i capelli. L'altro giorno aveva preso un fazzoletto con una bandiera inglese e ne aveva fatto una fascia per i capelli. Oggi non ha ripetuto l'esperimento. Un po' come faceva Wheaton, no? Dalla finale di Key Biscayne qualche anno fa, quando si mise il fazzoletto a stelle e a strisce per solidarietà con i compatrioti impegnati nella guerra del Golfo. Tre pari. Three games on. Zero quindici. Hanno giocato 6 game in 19 minuti, quindi una media di 3 minuti a game. Sono questi i tempi sull'erba. Quando c'è un match tra due ribattitori del genere, sono questi i tempi sull'erba. Ecco qua. Ace. Pari il quinto. Quinto ace. 15-9. Oddio, ci possono essere dei game che vanno avanti a forza di vantaggi. Ieri per esempio sabato Becker e Siemering hanno giocato un game di 30 punti. Sì, non si allunga per il numero di scambi, non si allunga perché il match è piuttosto equilibrato. La risposta di dritto di Sampras, cross stretto di dritto. 15-30. Bello svincolo della palla della spalla destra di Sampras. 15-30. Trenta pari.
40-30. 40-30. Oh, oh. Beh, un po' di fortuna in questo recupero acrobatico di Sampras. Forse anche Ruzelski si è un po' sbilanciato nel giocare questa, ecco, questa palla, vedi, questa palla qui, ecco, non l'ha giocata saltando a piedi pari senza troppa coordinazione. Sì, un'altra volta uno smash subito dopo il servizio, poi il salto a piedi pari e insomma è deleterio per riuscire a mantenere la coordinazione. Ma c'era il raccattapalle che non riusciva a trovare la palla e allora Sampras, che ha visto che la palla si era infilata sotto il telone, gliel'ha indicata. Advantage Sampras. Doppio fallo di Ruzelski. Hanno la maglietta uguale i due giocatori, è proprio identica. Il passante di rovescio di Sampras e c'è il break. 4-3 Sampras, primo set. Sampras. Mi fanno rivedere quel recupero un po' fortunoso di Sampras. Sì, sul quale Ruzelski ha cercato di fare una cosa impossibile, ha giocato a tutto braccio, forse avrebbe dovuto giocare un colpo interlocutorio. D'altronde era talmente in posizione precaria che o faceva il punto, o se no il punto era di Sampras. Time. Quindi Sampras con un break di vantaggio, 4-3 servizio nel primo set nei confronti di Greg Ruzelski. Intanto 3-2 Piolin nel secondo set. Piolin ha vinto il primo set al tie break su corda. 1-0 per la Date nel terzo set con la Desvardt. Tre pari tra Martin e Ivan Isevich. Arriva sulla palla ma non riesce a tenerla in campo Ruzelski. Becker è 4-2 nel terzo set e ha vinto i primi due contro Norman. Bella risposta, palla lenta e calante, palla calante, volè perdente. No? Poi Sampras ha chiesto troppo anche alla sua sensibilità, che pure è eccezionale. Era troppo lontano dalla rete per giocare una volée così stretta. 15 pari. E 30-15. 30-15. Non abbiamo radar per stabilire la velocità di servizio, però insomma queste sono palle che viaggiano intorno ai 200 all'ora. First service. Sampras, primo set. Game Sampras. Sampras leads by 5 games to 3. First set. Quindici zero.
7-0. Doppio fallo Rusevski, 30-15. Ace di Rusevski. Siamo sulla mezza dozzina. Volta Rusevski tiene il servizio, ma Sampras potrà servire per il primo set dopo il cambio di campo sul 5-4 in suo favore. Primo set. Sampras leads by 5 games to 4. Sempre in diretta e sempre dal campo centrale. 131 miglia all'ora il servizio più veloce di Rusevski, 122 quello di Sampras. Sono 15 km all'ora di differenza circa, 9 miglia. Sì. Comunque ace di Sampras, 15-0. Forse tira più piano, però il punto lo fa lo stesso. Grandina su Rusevski, 30-0. Tra ace, vediamo se gli riesce il game perfetto. Poi con tutte le variazioni possibili, slicing fuori, forte in centro, lifting fuori, insomma gli fa vedere un po' come si serve in tutti i modi Sampras. Ci aveva tirato al quarto ace. Ed ecco che Sampras incamera dunque il primo set per 6-4. Allora facciamo un salto al campo numero 2 a vedere Becker e Norman. Segna in questo momento la volée di dritto che lo porta 40-0 sul 2-1 Rusevski secondo set. Sampras ha vinto il primo set per 6-4. Rusevski ha avuto la palla del 2-0 nel secondo set, ma non è riuscito a sfruttarla. Meglio dire, l'ha annullata Sampras. E adesso Sampras è 40-0 a tre palle per il 2 pari. È arrivato a 9 ace Rusevski. Si è fermato a 6 Sampras. Per ora. Due pari. Game Sampras. Two games all, second set. First service. Un match inedito, questi due non hanno mai giocato contro. In termini di età ci sono 2 anni di differenza, Sampras è del 71, Rusevski del 73. Sbaglia la demi-volée di dritto, Rusevski non riesce a tenerla in campo, 0-15.
e 15 pari. Questo taglio in fuori del mancino è micidiale, bisogna riuscire a leggerlo in precedenza, altrimenti è difficile da ribattere. È lungo il passante di rovescio di Sampras. 30-15. First service. No, tenta una cosa difficile, non ce n'era bisogno. Sì, soprattutto ha fatto scendere molto la palla Rusevski, bastava fare un passo avanti e giocare una volée più comoda, invece ha cercato il tocco e la palla gli è rimasta sulla mano, come si dice in genere, però rimedia, vedi? Il decimo ace. Ed è 3-2 Gruzeski nel secondo set, Sampras ha vinto il primo per 6-4. Ah, attenzione, attenzione. Bruno Rebeu è qui inquadrato, ho detto prima che il fatto di averlo messo ad arbitrare sul campo centrale oggi il match più importante è stato un atto di fiducia, di sostegno dopo le accuse a lui rivolte, e invece non è stato convalidato l'ace a Gruzeski. Credo per un net. E adesso siamo 40 pari. Deuce. Si è rotta la racchetta, ho sentito il suono. Che si è rotta. Adesso deve servire la seconda palla, che sì, non è facile. Sì, perché il disturbo, cioè, l'ha provocato lui, quindi non può chiedere primo servizio. Sì, se avesse rotto la racchetta Sampras, ecco, Gruzeski avrebbe servito di nuovo la prima. Serve bene la seconda palla, Gruzeski gioca la volée, suo il vantaggio. Advantage Gruzeski. First service. Tanto Chimico Date ha battuto Marianne de Zwart 6-1, 2-6, 6-2. Per cui si è completato il quadro dei quarti di finale del singolare femminile. Gratian Rosic, Juice. C'è un overrule, sì. Un overrule di Rebeu. La risposta di Sampras era stata chiamata out e Rebeu invece fa la correzione e dà il punto a Sampras. Sì. Provocando qualche reazione da parte del pubblico. Palla break. Advantage Sampras. Again Sampras. E c'è il break. Sampras leads by 3-2. Protesta. You looked at him twice and then you called left. And then you overrule on two balls. That's a very good game. That's a great decision, gli ha detto. Sì, perché si è lamentato prima che ha chiamato il net non subito, quando lui pensava già di aver fatto l'ace, e dopo invece ha fatto un overrule su una palla che era piuttosto difficile perché era lontana.
Stavo raccontando che con la vittoria della Date sulla Desvard si è completato il quadro dei quarti di finale del singolare femminile che sono in programma domani. Ci sono tutte le teste di serie, diciamo sei principali e due secondarie. Cioè Mary Jo Fernandez, la numero 13, ha preso il posto della Davenport, numero 7, battendola proprio oggi. E Brenda Schulz, numero 15, si è infilata nel corridoio lasciato libero da Mary Pierce, che era la testa di serie numero 5. Comunque dall'alto in basso del tabellone gli accoppiamenti sono Steffi Graf contro Mary Jo Fernandez, Jana Novotna contro Kimiko Date, Gabriela Sabatini contro Conchita Martinez e Brenda Schulz contro Arancia Sanchez. Sul centrale abbiamo invece Sampras avanti di un break nel secondo set dopo aver vinto il primo per 6-4. Love. First service. Thirty love. 30-0. Ace di Sampras, 40-0. 40-0. Ace numero 7 per Sampras. Tanto ha perso anche la nostra Canepa contro la australiana Elwood, 6-4-6-2. 40-15. Quindi giornata disastrosa anche a livello junior per gli italiani. Tutti e tre eliminati. Senza portare a casa neanche un set. Bracciali ha perso da Vessel, Shortino ha perso da Kiefer e appunto la Canepa ha perso da Annabel Elwood. Completamente fuori misura questo tentativo di recupero di Ruzelski. 4-2 Sampras. Sampras by 4 games to 2 seconds. Setta. Scusate, forse io ho detto che Shortino ha perso da Kiefer, in realtà Kiefer è la prima testa di serie del torneo, ha perso da Setzen, che è un altro tedesco. Ace di Ruzelski. 15 love. Siamo arrivati a 10. E 4 doppi falli, mentre Sampras 7 ace, ma un solo doppio fallo. E adesso questa bella risposta di dritto di Sampras. 15-0. Rimedio per riuscire a tamponare un po' l'efficacia del servizio slice da sinistra sarebbe quello di stringere molto il campo, ma sull'erba è molto difficile. Volée di rovescio vincente per Ruzelski, ma Sampras rimane in vantaggio di un break nel secondo set, 4-3, e ha vinto il primo per 6-4. Sampras leads by 4 games to 3. Sempre in diretta dal campo centrale di Wimbledon, Sampras contro Ruzelski, l'incontro più atteso qui dagli inglesi che insomma,
hanno concesso molta fiducia a questo loro nuovo acquisto. In realtà anch'io pensavo che ci potessero essere delle insidie per Sampras, un Sampras che non mi aveva proprio fatto una grande impressione negli incontri dei primi turni. Invece oggi sta giocando con grande autorità. 15-0. Beh, in apertura aveva avuto in Carsten Brasch, mi pare, un avversario ostico, no? Un giocatore sì, che lo ha fatto giocare male. Ha perso un set anche con Palmer. Insomma. Sì, Palmer era meno ostico, certo, un giocatore adatto a lui. 30-0. Però quando conta, insomma, si è presentato in condizioni ottimali. Ah! Doppio fallo di Sampras, se lo concede sul 30-0, adesso è 30-15. Piolin avanti di un break nel terzo set ed è anche 2-7-0, quindi 2-1 Piolin nel terzo set. Ha vinto il primo per 7-6, il secondo per 6-3. Todd Martin 4-3 nel secondo, primo set Ivanisevic 6-4, ma adesso serve Ivanisevic. Questa è una gran palla, questa è veramente una palla di grande qualità, questo passante di rovescio di Ruzeski. Rivediamo. Sì, perché la volée di Sampras era molto profonda e molto angolata, e Ruzeski è arrivato e è riuscito a coordinarsi benissimo. Vabbè. Perdendo completamente il campo, ma d'altronde non aveva chance, doveva giocare un colpo definitivo. Punteggio 30 pari. Sampras. 5-3 Sampras. Sampras leads by 5 games to 3, second set. First service. Zero 15. Love 15. No. First service. Doppio fallo di Ruzeski, 0-30. La gran risposta di dritto di Sampras ed è 0-40, 3 set point. Love 40. Sì, da destra il mancino quando serve in fuori è costretto a dare un po' di rotazione lift e la palla finisce per alzarsi al livello giusto per il ribattitore di dritto. Ovviamente si tratta comunque di servizi ad altissima velocità, quindi c'è sempre una componente di difficoltà nel ribatterli. Altra risposta, ha giocato un game straordinario Pete Sampras, che si aggiudica quindi anche il secondo set, 6-4, 6-3 per lui in un'ora esatta. Sampras in vantaggio per 2-7-0. Eccoci trasferiti sul campo centrale. Questa situazione di punteggio
Sampras conduce 6-4, 6-3, 4-3. Qui vedete il clan Sampras, vedete col cappellino blu Paul Anacon, a destra sembra una ragazza ma invece con i capelli biondi lunghi è Todd Snyder, il fisioterapista che una volta lavorava per l'ATP, che ora è stato da tempo ingaggiato personalmente da Pete Sampras, che ha avuto non pochi fastidi fisici, muscolari, per cui poi non ha certo problemi economici per mantenersi un fisioterapista personale. E qua vediamo anche questa ragazza bionda con le occhiaie sola di lei, sulla sinistra, ben conosciuta ormai, di Leina Mulcahy, mentre proprio dietro a lei c'è Lucy Connors, la fidanzata di Greg Rusevski, che vediamo adesso al servizio, mancino canadese, 15-0. Love. 30-0. Love. 40-0. Prontamente adottato dagli inglesi Rusevski. 40-15, che però se è diventato subito simpatico agli spettatori inglesi, non altrettanto può dire per quanto riguarda i suoi colleghi, che non hanno apprezzato il fatto che lui sia tanto gioco per lui, quattro pari, non hanno apprezzato il fatto che lui l'altro giorno si è messo una fascia intorno alla testa, una fascia ferma capelli con i colori del Regno Unito, visto che insomma fino a poco tempo fa era canadese, qui in Canada la cosa non è piaciuta, per esempio il doppista Grant Connell lo ha criticato piuttosto duramente, dice insomma va bene tutto però ci vuole anche un po' di discrezione. Bella risposta, gran salvataggio di Sampras e molta fortuna da parte di Rusevski. Love 15. Zero 15 su 4 pari. Quindici pari. Sembra che Rusevski stia per quadruplicare i suoi introiti da parte degli sponsor. Fino adesso incamerava circa un 100 milioni l'anno dalla Nike, poi adesso sta per scadere il suo contratto, il fatto che sia diventato inglese, che in Inghilterra molti guardino a lui come un modello da imitare, fa sì che probabilmente gli verrà offerta una cifra dalle 3 alle 4 volte superiore, dai 300 ai 400 milioni. La scelta della cittadinanza ha avuto anche un impatto economico, una conseguenza economica non indifferente. Beh, è facile questa volée per Sampras, Rusevski ha alzato il passante. 40-15. Con Sampras al servizio. E adesso Jones, quindi Sampras conduce 6-4, 6-3, 5-4, ma dopo il cambio di campo sarà Greg Rusevski a servire per restare nel set e nel match. Mentre Piolini ha appena battuto corda in 3-7, vedete Rusevski adesso che va a servire sul 5-4 per lui, scusate, per Sampras, serve Rusevski per restare nel match, si gioca da 1 ora e 25 minuti. Greg Rusevski inquadrato.
Gran pallonetto, cerca di fare una cosa difficile, Ruseschi forse superiore alle sue capacità tecniche, centra la palla. Love 15. E 0-15. No. 15 pari. Thirty 30-15. First service. Wait, please. Niente male questa risposta, ecco, vedete, ecco qui avete visto la rapidità con la quale Sampras è arrivato su questa palla, ha attraversato anche lui tutto il campo, la situazione non troppo diversa da quella che pochi minuti fa avevamo visto giocare fra Ivanisevic e Martin, solo che Martin è molto meno rapido di Sampras e non ha quel braccio telescopico che Pete Sampras ha dimostrato ancora adesso di avere. 30 pari, a due punti dal match Sampras, ma bellissimo questo contropiede di Ruseschi, 40-30. Sì, due punti dal match, ma ne serve l'altro però, purtroppo certo. Per lui. Ruseschi sta tenendo il campo con una certa personalità, ma dall'altra parte c'è un giocatore fenomenale, Sampras, che non aveva entusiasmato proprio nei primi turni, oggi si è presentato a giocare ad altissimo livello. 5 pari comunque, Ruseschi regge bene in questo terzo set. Beh, Sampras nei giorni scorsi, nelle partite della settimana scorsa, aveva cominciato male e di solito finito piuttosto bene, però quegli inizi titubanti, quei set persi, due nel corso del torneo, avevano fatto dubitare della sua condizione di forma. Oggi mi pare che almeno fin qui abbia dimostrato di averla ritrovata e di essere sempre lui il favorito del torneo, anche se le prestazioni molto convincenti di Agassi fanno presumere che forse fra i due c'è meno differenza di quanto dicessero i bookmakers all'inizio. Sì, perché tutto sommato Agassi contro l'avversario vero, che è stato David Wheaton fino a questo momento, ha davvero convinto. Insomma, ha rischiato un po' nel terzo, però ha davvero convinto, ha giocato colpi molto incisivi, straordinari, in posizioni difficili e soprattutto ha giocato bene in momenti delicati. Pari, e i bookmakers fanno il loro lavoro, hanno tenuto la quota di Sampras come era all'inizio, quindi anzi molto, insomma, non è assolutamente incoraggiante, e hanno fatto diventare poco incoraggiante anche quella di Agassi, così. Cioè non si può scommettere su loro due, insomma. 30-15, e al tempo stesso è difficile a questo punto pensare a un vincitore diverso da loro due, a meno che Ivanisevic e il suo servizio continuino a fare sfracelli. Non che sempre serva male, però. 40-15. Ha messo segno 9 ace in questo match. Ma vedi, per esempio, questo non è un ace, ma si è preparato talmente bene il punto che con la volée lo ottiene ugualmente. E con quale tranquillità. Aveva fintato bene Ruseschi di andare al centro, ha giocato, è riuscito a recuperare il primo passante.